Ciao ragazze e ragazzi, eccoci finalmente arrivati con un nuovissimo video. Un video strano, ho fatto solo una volta, mi sa, 2 anni fa probabilmente, o 1 o 2 anni sono passati da quando ho comprato su Shein l'ultima volta. E oggi siamo qui riuniti perché abbiamo ben 2 mega pacconi. Perché ho comprato l'intera collezione estiva uomo su Shein, spendendo l'anima degli mortacci mia. Solo che in realtà ho usato anche dei codici sconto, quindi non lo so, l'ho trovato lì. Totale che ho speso 250 euro per tutte queste cose qua. Vi vado subito a dire che sono completi, quindi ci saranno le magliette e gli shorts. E oggi siamo qui riuniti perché voi dovete giudicare male, anzi malissimo, tutta la collezione estiva. Ovviamente me li proverò, ma prima non so come mai siano arrivati con 2 pacchi differenti. Questo è quello enorme, qui ce n'è solo uno. Andiamo subito ad aprire il primo pacco per vedere cosa c'è e per provarlo e per vedere se è soprattutto carino. Andiamo a vedere. Ecco, che è sto schifo. Ok, ci siamo. Questo è il primo. Adesso lo apriamo. E poi ormai mi voglio togliere anche quest'altro mega paccone. Apriamolo. Oh mamma, siamo pazzi! Guardate quanta roba! Quanta roba! Oh Jesus Christ! Ok, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 cose da provare. Oh Gesù, iniziamo da questo. Primo pacchettino. Allora, apriamolo. Che completino è? Ok, camicia con pantaloni. Il fatto non è molto carino. Questa è la camicetta bianca con un po' di foglie verdoline. E poi abbiamo anche i pantaloni, gli shorts abbinati, che è così. Il primo completino è questo. Allora, al tatto non mi piace molto. È una M ed è 95% poliestere. Ah, ecco perché. Però dai, possiamo provarli. Allora, ti dirò. Dai, non è malato. Guarda quello che c'è sotto le occhi. Non c'è. Ti dirò, ragazzi, oh, non è malissimo, no, eh. No, quello ti ci vede. No, è carino. No, magari anche dentro. Aspetta, fammi provare. Ti dirò, pensavo peggio. Mi rimane fuori. Come a tutte loro. Dai. Allora, il primo direi approvato. Bello. Oh, 15 euro. Quel completo costava, lo vado a vedere, 20 euro, ma io l'ho pagato 16. Ok, andiamo quindi, secondo pacchetto di qua, col primo. Cos'è questo? Andiamo a vedere. Ah, questa forse è solo una maglietta. Ah, l'ho presa perché mi piaceva troppo questa. Ok, è una maglietta così, tranquilla. Questa non la provo, raga, perché tanto a cosa ci serve? È una semplice maglia nera con lo smile qua. Adoro, sì, dai, carina. E questa maglietta l'ho pagata 7,20 euro, mentre costava 9 euro. Anche questa mi sa che è in poliestere perché la sento un po' strana. Ho paura di sudarci tanto. Ah no, questa 58% poliestere e 42% cotone. Ok. Dai, mi piace. Io che mi vesto quasi sempre di nero, adoro. Ma non c'entra niente questa con l'estate perché andiamo al secondo completo. Il secondo completo, io preparatevi, eh? Perché la maglietta è così, adoro, oh no, è di quelle larghe, che si allarga così, è bianca con un po' di leopardato,
mentre i pantaloni, eccoli, belli, belli, Dio buono, brutti. Allora, è un materiale strano questo. Che materiale è questo? Composizione: 65% poliestere, 35% viscosa, 2% elastane. Ma che vuol dire? 98% poliestere. No, non ho capito, scusa. Non si capisce nulla. Insomma, vabbè, è una merda anche questo. Questo completo l'ho pagato. Dov'è il mio iPad? L'ho pagato la bellezza di 13,60€, invece ne costava 17, direi. E la Lamborghini, spostate, proviamoci anche questo. Allora, raghi, questa è Elettra Lamborghini stile. No. La maglietta non è meno brutta, però è grossa. Non ha M. È trasparente. Mi piaceva di più quello di prima. Sì. Però, magari a Diego starà bene. Adoro quanto mi piace spacchettare queste cose. Ah, PS, nel caso in cui non si fosse capito, non è una sponsorizzazione questo video, le ho comprate di tasca mia e gli sconti li ho trovati mentre navigavo sull'app, che vengono quei coupon strani, insomma, così, quindi l'ho fatta così. Questa mi può piacere. Numero 3, ok, tutto rosa confettino. Bellino questo. Ah, no. Ma no, io pensavo fosse una camicia. Invece è una camicia Gilet, perché non ha le maniche. E poi abbiamo anche i suoi pantaloni così abbinati. E questo qua, ma vedete che è sbagliato. Ah no, no, andava bene. Sono io che ho guardato male. 15,20€ l'ho pagato invece di 19, ma sono sicuro che ci starò benissimo. Allora, ti sono a comprarti i colori, ma non è il tuo. Ma non l'ho comprato, cioè, non è che l'ho comprato per il colore, ho comprato tutta la cosa che c'era. Ah. Tutto quello che c'era. Però questo secondo me non è della tua. Ma perché non sono abbronzato? Sì, è cool. Non si sa ancora. Però non ti sta male, perché se sei cool puoi mettere questi colori. Ma devo essere un po' abbronzatino. Però dai, carina la camicina con... Sì, stirata. Sì, vabbè. 8€ gli ho costato. Dai, bellina! No? Ma cosa dite? Sono già stanco, eh? Nuovo completo! Che cos'è? Questo qua? Ok, perché ho preso questo? Non lo so. Dopo mille colori, adesso c'è il nero. Una polo. Polo nera, grigia e bianca, con abbinati ovviamente i suoi shorts, che hanno l'elastico che è uguale al colletto della polo. Questo qua l'ho pagato 18,40€ e ne costava 23. Ho preso tipo una 48, quindi una M. Ho preso quasi tutte M praticamente. È abbastanza elastico. Al tatto mi piace anche abbastanza. Morirò di caldo? Sì, però andiamocelo a provare. Ok, questo è completino tipo da bravo ragazzino. Amori! Ok, l'ho messo dentro per farvi vedere che è uguale. Però una volta... una volta tirata fuori, viene così. No? Questa non è carina, un po' più... Che sei, la divisa per la scuola? Sì, quando andrò in Svizzera. Dai, bellino! Questa è una maglietta e basta, ma perché l'ho vista e mi piaceva troppo. Bellina! Che c'è scritto Just Be Nice qua al colletto e poi è tipo verdolina così, un po' soldatino. Questa maglietta l'ho pagata 6,40€ invece di 8, ma la consistenza non mi piace perché è di quelle super elastiche, quindi vuol dire che ci suderò tantissimo e infatti è fatta per il 95% di poliestere. Veniamo a noi, veniamo a noi! Altro completo! Oh, carino questo! Ma mi sa che sono fatti tutti così di poliestere, perché... abbiamo sopra questa t-shirt mezza footlocker, mezza orsacchiottetto, orsacchiottino, e poi shorts
marroncini come l'orso. Un toro. Questo quanto l'ho pagato? 14,39 euro l'ho pagato, invece di 23. Andiamocelo a provare. Questo direi di no. Ma sembra un bebè. No? Probabile che la sala moschino la venderà a 200 euro. Sì, sicuro è uguale, c'è l'orso. Però dai, il colore è uguale. No, un moschino for sure. Ah, oh, e torniamo dal rosa. Un altro completo rosa. Com'è possibile che io abbia comprato un altro due completi uguali? Ok, cos'è? Ah, questa è una vera e propria camicia con le maniche, rosino, confettino. E poi ci sono anche gli shorts, rosino, confettino. Mi sa che è uguale a quell'altra, che però quell'altra era senza maniche. Questa però l'ho pagata 16 euro e ne costava 20. Quindi un euro in più. Ok, proviamoci anche questa, anche se tanto è uguale. Ok, questo è quello che avevo detto, che era inutile provarlo perché è uguale all'altro, solo che ha le maniche. Però mi sa che alla luce è anche un po' diversino il rosa. Però vabbè, me lo sono messo per farvelo vedere. Questo qua va un po' stirato, tipo così. Carino. Ma io non devo smetterla di far shopping di notte quando ho sonno, ma perché è sta roba? Ah no, dai, carino questo, camicetta un po' quasi australiana, hawaiana, con i suoi shorts che completano il tutto, così, dai, ci può stare per un aperitivo, se non fosse che sembra più un costume, però questa io l'ho pagata, dov'è? 16 euro e ne costava 20, proviamocelo subito. Turista americano di 50 anni tedesco che va in giro. Dove sono bene questo? Per Ischia. Ce l'ho. Michele, fa Luca. Però dai, mi sta abbastanza bene, no? Se non fosse così plasticume. Sì. Tutto poliestere. Che vuoi? Che vuoi pretendere per 12 euro? Carino, dai, come colore. Eccoci, vedo ancora rosa. Ah no, questo è multicolor. Questa mi sa che c'è uguale anche da Zara. O c'era uguale da Zara. Cosa abbiamo qua? Una camicia rosa, verde, colletto, violino, un po' così, mezze maniche. E poi gli shorts uguali. Dai, sì, carino. Penso che sia più primaverile piuttosto che estivo. Ma questo costava 19 euro e io l'ho pagato 15,20 euro. Proviamocelo, anche se mi sa un po'. Sì. Allora, questo mi piace molto. Pensavo che mi stesse meglio. Però dai, ci può stare, dai, carino. No. A parte questi colorini pastello che dice Diego che mi stanno male. Ma secondo me non è vero, a me sta bene tutto, anche il viola. Dai. Ma che fianchi. Hai visto? Quanti ne manca ancora? Mi è venuto un crampo al piede. Allora, 1, 2, 3, 4, 5 ne manca. Andiamo al quint'ultimo. È rosa anche questo, ma questo è tipo spugnoso. Ok. Adoro. Una maglietta spugnosina così col colletto, che sembra quasi un Apollo. Amo. Mi piace. Abbastanza spugnoso. E poi anche gli shorts abbinati. Questo è tipo rosa salmonino. E l'ho pagato questo 16 euro. Anche questo ne costava 20. Questo mi può piacere. L'infermiera è arrivata. No? Ragazzi, glielo dite voi o glielo dite voi? Ma un colore da uomo non c'è? Ma che ti penderà? Ma perché? Guarda, cosa hai detto? Innanzitutto... Oh, grattati di più! Innanzitutto... Essere. È la collezione uomo questa. Però sembra... Sembra il costumino dei Primera Sensi. Sì, no, a me sembra tipo una che va già a tempo. Anche. Ah, anche carino. No, a me sembra anche una della mensa, sai? Però mi piace, dai! L'infermiera di Pog. Sì! Ah, è vero! È vero! Amo! Dai, però mi piace! Mi piace!
Oh, un po' di colore marrone che ho preso, ragazzi. Allora, che cos'è questa? Ah, questa. Ma questa doveva essere una felpa. Ragazzi, ma è finissimo. Ma che cos'è? Allora, è una shirt felpina con cappuccio a mezze maniche. Super. Ah, non avevo visto questo. Smile, anche questo. Ma di che materiale è fatta questa? 95% poliestere, lo sapevo. Ok. E poi, abbinati, abbiamo anche i classici suoi shorts super elastici. Proviamocelo, ormai ci siamo. Fra Cristiano... Oh, allora, se lo mette Kim Kardashian questa roba, tutti, che bello, che bello. Me lo metto io, no? Cos'è? Ok. A parte, sì. Dai. Sì, sembra un frate, raghi. Però mi piace, wow, posso fare Kim. No, non ti può aggattare. Guarda che skins, tutta di questo colore, eh. La linea di Kim Kardashian. Occhiali da sole, mascherina, una Birkin qua che mi comprerà Christian, ovviamente. Che ne dite? Mi sono scordato di dirvi che quel completo costava 18,40€, anzi l'ho pagato 18,40€ e ne costava 23, ma ne mancano 3. Ok, terz'ultimo, questo qua. Camicia a righe che non mi metterò mai perché è di un materiale troppo sudante, però bella, mi piace, di questo colore tipo blu, bianco e anche marroncino. E poi abbiamo anche i classici shorts che danno tipo un effetto più da elegantino, ma in realtà fa schifo perché è super fine. Mi sa che è fatto anche super male, ma è poliestere anche questo, ovvio. Proviamocelo, ormai ci siamo. Ma prima vi devo dire quanto l'ho pagato. L'ho pagato 15,20€ e ne costava 19. Marrone, c'è questo. Vai. Meglio. Carino. Abbastanza. Normale. Non ha nulla di che, però sì. Ora ne abbiamo gli ultimi due. Oh, questo è super colorato. Finalmente qualcosa di veramente estivo. Oh, che cos'è? Un costume? Ma questo è un costume, ragazzi. Dai, carini questi shorts. E poi, ovviamente, abbinata anche la camisetta a mezze maniche, così. Bello questo colore, però. Come mi starà? Boh. Quanto l'ho pagato? 18,40€. Ne costava 23. Guardiamo come mi sta questo penultimo completo. Lo vedi che colori brillanti ti stanno meglio addosso? Ma cosa ne sai? Ma cosa ne sai della mia vita? Io sono partito per i tuoi fianchi. Questo mi piace, eh? Sembra... Boh, per andare al mare. Aspetta. No. Dai. Peccato che... Perché non giri pantaloni? Sembra un costume. Però dai, mi piace, bello. Bello. E ora c'è l'ultimo. Come che è quello che ho pensato per il Pride. Preparato. E ora siamo arrivati finalmente all'ultimo, ultimissimo completino. Eccoci qua. Allora, shorts coloratissimi, belli questi, mi piacciono, questi me li metterei. E poi, oh mamma, no, adoro. È una canotta a quadretti così, cioè tutta bucherellata. Questo per il Pride è perfetto, raga. No, vabbè, amo, sono stato bravissimo. Quanto l'ho pagato questo? Non c'è. Ma com'è possibile che non ci sia? Ah, ok, sì, 12€ questo l'ho pagato e ne costava 15, quindi andiamolo a provare per vedere se ho trovato finalmente l'outfit per i Pride. Allora, questo è l'ultimo outfit, è un po' troppo corto.
servilello? Mi siete tutto. Sei lei. Però carino. Vieni così davvero? No. Oddio, se... mi dovrei fare un piercing qua? Metti sbroschini sui capezzoli. Tipo il copricapezzo. No. Boh, non lo so. Quindi, ragazze e ragazzi, per oggi è tutto. Spesa totale, ve l'ho detto, 248,38 euro. Questa è quasi tutta la collezione estiva maschio per quanto riguarda i completi di quest'anno, di quest'estate. Non è uno sponsor, ho cercato di prendere la maggior parte delle cose stando dentro il budget di 250 euro. Fortuna che ho trovato i coupon. Fatemi sapere voi qua sotto tramite commento qual è il completo che secondo voi a me sta meglio e quello invece che vi piace di più a vederlo un po' così. Io peccato per i materiali davvero, perché ce ne sono alcuni che sono super 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 carini, altri mi stanno super 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 bene, ma ho sudato 58.000 camicie a provarmi queste cose già ora, quindi pensate a luglio, ad agosto come morirò. La cosa è che questo è super, quindi mi sa che al Pride mi troverete così. Adoro. Anyway, mettete mi piace a questo video se vi è piaciuto, mi raccomando, scrivete tantissimi commenti che io non vedo l'ora di leggerli tutti, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto, per oggi è tutto, noi ci vediamo domani con un altro ennesimo video, ciao!